Qual è la motivazione che spinge l'istituto a voler creare un incubatore di impresa all'interno del proprio edificio? Allora, di motivazioni ce ne sono tantissime. Anzitutto le linee guida, diciamo tra virgolette, ci impongono quasi la collaborazione con le imprese e d'altra parte noi non possiamo esimerci dal creare questo collegamento, per cui quando la Camera di Commercio ci ha fatto l'onore di proporci questa assistenza per la creazione dell'incubatore d'impresa all'interno del nostro istituto, non potevamo che cogliere questa occasione, questa importantissima occasione che viene data ai nostri alunni, ai ragazzi comunque del territorio. Tenga presente che i ragazzi che escono da questa scuola molto spesso, ultimamente l'anno scorso è successo, hanno necessità di essere guidati, di essere assistiti e ce lo hanno esplicitamente chiesto e noi non abbiamo i mezzi per poterli incanalare verso quello che è il mondo del lavoro, soprattutto imprenditoriale. Quindi nel momento in cui la Camera di Commercio si è messa a disposizione con l'azienda speciale Polaris per la creazione di questa assistenza, di questa guida, di questa formazione che offrirà ai nostri alunni in sede, quindi in un luogo che loro conoscono e che è più facilmente accessibile rispetto a Salerno, abbiamo colto l'occasione, anzi a tal proposito vorrei fare un grandissimo ringraziamento al nostro Consiglio d'Istituto, che è l'organo politico che indirizza quelle che sono le scelte dell'istituzione scolastica e che intelligentemente ogni volta che si propone all'interno del Consiglio un'occasione di crescita per i nostri ragazzi, la coglie al volo, insomma, e c'è una grandissima collaborazione con l'azione di questa dirigenza, per cui non posso far altro che ringraziare il Presidente del Consiglio d'Istituto, tutto il Consiglio d'Istituto, perché ci dà l'opportunità ogni volta di sperimentare e di porre in essere azioni che altrimenti io da sola non riuscirei a fare, insomma. Beh, a piccoli passi ci avviciniamo alla realizzazione di un obiettivo con l'azienda speciale Polaris, che è quella di formare nuove imprese, ma soprattutto di dare anche la possibilità a questa nuova impresa di entrare con costi ridotti e con l'individuazione di incubatori di impresa. Questo è un esempio di grande sinergia fra la scuola e il mondo delle imprese. È un esempio che ci auguriamo possa dare la possibilità alle imprese del territorio, a giovani del territorio, di fare impresa, di farlo a basso costo e di produrre quell'economia di cui i giovani tanto hanno bisogno.